Ciao Pupe, come state? Spero che stiate bene. È già un po' di tempo che non ci sentiamo da queste parti e spero che stia andando tutto bene. Io sto bene, grazie a Dio. Adesso vado a fare la spesa, a fare qualche commissione e l'altro giorno ho scritto nella la community di YouTube che tipo di video vi piacerebbe vedere. E allora una persona mi ha detto che gli piacciono i miei blog. Grazie mille, ti mando un bacio. Un'altra persona mi ha detto che gli interessa il video per la skincare. In questo momento devo aspettare un attimino per fare skincare perché allora mi sono appena finiti i prodotti che avevo e sto utilizzando solo una crema perché tampono quando finiscono e sto vedendo di comprare dei prodotti nuovi e anche che ho già usato. Però sinceramente l'altro giorno c'era la pagina di Sweet As Cosmetics che stava vendendo, metteva il 50% di sconto sui suoi prodotti che sono un po' costosi, però sono prodotti naturali che io preferisco. Così come non ho mai utilizzato niente della sua linea, ero curiosa, ho detto magari mi prendo qualcosa. E solo che lei ha messo un'offerta del 50% per 3 ore, quindi io non ce l'ho fatta sinceramente perché ho avuto proprio una giornata piena quel giorno. Sono entrata, ho guardato, però non sono riuscita proprio a comprare perché di corsa così, cioè, diciamo che non ho mai visto i suoi prodotti, quindi mi faceva piacere leggere tutte le cose. So che sono prodotti naturali, che sono buoni prodotti perché ho visto delle buone recensioni, però volevo vedere qual era il più adatto alla mia pelle e quindi non ce l'ho fatta e ho detto boh, pazienza, adesso c'è ancora il 35%, però era il 50%, era un'altra cosa. E adesso poi vedo, non lo so, della Gubbio, ho già provato i prodotti e mi sono piaciuti, non so se tornare e fare di nuovo una spesa in questo brand e non lo so, e sto facendo una ricerca, quindi appena li prendo ve li faccio vedere. Intanto volevo dirvi che sono molto contenta. Volevo dirvi che sono molto contenta perché è iniziato il mondiale. A me piace tantissimo il calcio. Sono proprio tifosa del Milan e dell'Italia, ovviamente. Allora, è iniziato il mondiale. Ieri è stata la giornata dell'Ecuador e visto che sono latina, sono molto contenta che hanno vinto. Hanno fatto una bella partita. E niente, mi dispiace solo che non ci sia l'Italia, che già 2 volte che non c'è, ma pazienza, succede, ci sono tante altre squadre che non ci sono, non siamo solo noi. Speriamo per la prossima volta poter partecipare, però comunque lo guardo lo stesso perché comunque a me piace il calcio in generale e poi mi piace proprio vedere i mondiali di tutto, perché sportivi, nel senso che sono persone che fanno tanti sacrifici. Cioè, a parte i milioni che li danno a una parte, perché solo una parte, l'altra parte più o meno per i sacrifici che fanno non è che vengono pagati chissà cosa. Però dietro uno sportivo ci sono tanti sacrifici di loro, tanti sacrifici delle famiglie, tante spese per partecipare a queste cose si fanno tanti tanti sacrifici e io tanto rispetto di questa cosa e io anche non ho fatto uno sport, però i miei figli l'ho fatto fare sport fin da piccoli e mi piace veramente tanto. Io auguro a ogni bambino di poter formare parte di una squadra, anche se si fa uno sport singolo come il nuoto, che magari non sei proprio, ci sono dei gruppi, ma si può fare anche singolarmente, ma è sempre una squadra perché c'è dietro un gruppo di persone che comunque accompagnano allo sportivo arrivare a un certo livello, che a volte neanche loro stessi sanno di avere questa forza, questa capacità, e ci sono delle persone che le fanno scoprire, è molto bello. Io auguro veramente a ogni bambino di fare sport, quello che gli piace, perché almeno
È una delle poche cose che si possono scegliere perché è quasi tutto obbligatorio. E anche i genitori, se avete dei bimbi che hanno della voglia di fare qualcosa, assecondateli perché è bello stare in squadra e si fanno, diciamo che si matura perché si capisce il senso di responsabilità verso di te stesso e se sei con una squadra verso la squadra perché comunque sai che tu sei importante perché sei una squadra e devono essere al completo, quindi è bellissimo. Vado a fare la spesa e spero che questo vlog vi piaccia, vi lascio un po' di mix. Un po' di spese, un po' di cose e adesso ho fatto colazione, vado al supermercato perché ho bisogno di qualcosa, non di tanto, perché ho già fatto la spesa l'altro giorno, ma intanto io quasi tutti i giorni devo passare al supermercato perché c'è sempre qualcosa che devo prendere, che serve, diciamo. E adesso ho fatto un po' di lavoretti in casa, ho svuotato la lavastoviglie, ho fatto una lavatrice con le tovaglie e gli stracci, ho passato l'aspirapolvere e mi sono fatta il porridge, e cambiato il sacchetto della spazzatura e tutte quelle cose che si fanno. Volevo lavare il pavimento, ma ho detto preferisco dopo perché se arrivo con le borse che poi la posso per terra e la posso nel pavimento si risporca e io sono non fissata perché non mi piace la questione di fissarmi con niente, però se il pavimento è pulito io sento un senso di pulizia anche su di me. Quando il pavimento è sporco io mi sento nello stesso modo. Io non so se avete delle manie, io quella è una delle mie, ne ho tante, ma a me piace il pavimento pulito, cioè proprio mi dà una sensazione di freschezza, di pulito. E quindi appena riesco la lavo. Adesso sto lasciando un po' perdere, perché una volta ero, poi li stavo troppo addosso a loro, perché il pavimento. Adesso, vabbè, che sono fissata, ma è sempre un pavimento, ci devi camminare sopra. Però appena riesco lo mantengo. Va bene, ci vediamo dopo. Adesso vado a fare la spesa. A dopo, ciao! Eccomi qua, sono arrivata dal supermercato da fare una mini spesa, vi faccio vedere subito cosa ho preso. Ho preso delle cose che non avevo mai preso, ad esempio questa passata di pomodoro, ne ho messe due. Ditemi se l'avete già provata, per me è la prima volta, ed è una passata densa colposa di Agromonte, siciliana con ciliegino. Spero sia buona, ma sembra. Mi sembra che sarà una buona passata. Era un'offerta, quindi ne ho approfittato. Questi che sono per me i migliori del mercato, secondo me, sono i piselli della Valfrutta. Sono piselli italiani piccoli. A me piacciono tantissimo perché rimangono buoni. Poi ho preso una ballellata con il 40% di sconto, una mozzarella di bufala, campana DOP. Questa qua, e ho preso i fagioli cannellini che un po' che non li prendo, che non li prendevo, cioè, di solito compro le bottigliette di vetro alla Lidl, però oggi ho detto li faccio per fare le minestre, zuppe, quello che è. A me piacciono tantissimo i legumi, ho preso della pasta che era sempre in offerta della Garofalo, questa qua. Ho preso delle penne e anzi, queste sono le più piccole. Sì, e questo qua, gli spaghetti che sono buonissimi. Questi qua li vorrei fare con il sugo di mare. Poi ho preso del pane. Ho preso questi qua, due così. È un po' che non vado al panettiere, quindi se mi capita che sono al supermercato li prendo già lì. Non sto a fare tanto. Ho preso che ci piacciono tanto. Ho preso le olive, queste della Selec sono molto buone e costano pochissimo. Sono molto buone. Poi ho preso questo formaggio perché l'altro ha aumentato tantissimo il prezzo. Io sto cercando di sostituire delle cose perché quando vedo che aumentano a sproposito compro altro.
e quindi queste qua, ho preso queste della fattoria, queste mozzarelle, sono 100% latte piemontese. Ho preso il gorgonzola, poi ho preso la salsa tonnata, questa qua della Select, la prendo sempre, mi piace, ci piace. Ho preso lo yogurt magro, questo qua. Poi ho preso due confezioni di burro. Ho preso il dado star, questo qua per fare il brodino, e a me piace totalmente vegetale. Ho preso il lievito, si dice anche il lievito, perché sempre sento dire lo lievito, ma si dice anche il lievito, io dico sempre il lievito. Queste qua li congelo perché hanno una scadenza molto ridotta. Io li metto subito nel freezer, così mi durano tutto quello che deve durare. Poi ho preso in offerta questa lonza. Ho preso due parmigiani, questi qua, due grana padana. Come vi dicevo, io comprarvi raghini, ma è aumentato come tutto tanto. E allora, niente, ho cambiato. Intanto è parmigiano puro, guardate qua. Praticamente c'è l'etichetta. A me interessa quello, che non siano mix, e sempre grana padano. E poi ho preso questa qua nuova nuvole mousse cioccolato al latte della Perugina. Non mi sembra di averle preso altre volte, però le ho preso come dolce. Poi ho preso qua i salumi di vari generi, queste brioche della Ferrero, della Kinder, si chiamano cornetti al cioccolato, sono cornetti, li ho già presi, ho visto che sono piaciuti e li ho ripresi. Ho preso i Dixie, sempre li prendo nella spesa, mi piacciono, ci piacciono. Ho preso le lenticchie, anche questo è un altro legume che ci piace tanto, praticamente io e mio marito lo mangiamo tutti, sempre noi due, però ogni tanto lo compro. Poi ho preso questa valerianilla che era in offerta, calda da cucina, calda da bagno, questa della L'Oreal, El Viv, a me funziona bene questo balsamo, oggi era in offerta e l'ho preso, una maschera della Garnier in tessuto, Nutribon. Poi ho preso questo Revital Oil che è per mio figlio più piccolo, perché con la pelle è un po' di dermatite e allora gli va bene questo qua. Poi ho preso questo sapone per le mani, una ricarica che va molto bene, e questa è tutta la spesa di oggi. Spero che questo video, questo vlog, non so quanto sarà lungo o se sarà corto, e spero che vi sia piaciuto e vi spero alla prossima, al prossimo video. Ciao!